Ciao, oggi parliamo di come evitare che sensori Dexcom e sensori Freestyle si stacchino. Io sono Emanuele, sono diabetico di tipo 1 quando ho 4 anni e mezzo, faccio medicina e se vuoi risolvere questo fastidioso problema, continua il video. Allora, quelli che vi darò sono comunque dei consigli semplici, non sono dei consigli che, oddio, non me ne ero mai reso conto. No, cioè sono comunque delle cose tra virgolette banali, ma che se messe insieme poi permettono una maggior durata del freestyle senza avere problemi. Mettili in posti dove è molto più difficile entrare in contatto e quindi non la porzione laterale, ma la porzione qua posteriore. Questo perché se lo mettessi qua nella posizione laterale, io parlo qua perché io lo metto sul braccio, però volendo si potrebbe mettere anche porzione superiore del petto, e perché mettendolo qua hai meno possibilità di prendere dentro a cosa. Se invece lo mettessi in posizione poi più laterale, significa che quando toglierei la giacca, una maglietta, la borsa, ci prenderei dentro e non solo, ci prenderei da tutte quelle strutture laterali. Ad esempio, io sbatto spesso quando ce l'ho di qua sullo stipite della porta, adesso avendocelo qua dietro non mi dà più questo problema. Secondo consiglio, cerca di lavare bene con del sapone prima di andare a inserire il Dexcom. Questo perché con del sapone e non con del bagnoschiuma, robe, cose, perché può rendere più oleosa la pelle. Serve per rimuovere tutta quella porzione che diciamo è più umida, che può essere dovuta al sudore, può essere dovuta appunto al fatto che sei appena uscito dalla doccia, quindi asciuga bene in caso, e quindi che permette una cattiva adesione del sensore alla pelle. Nel caso del Freestyle Libre poi, nel Freestyle Libre 1 e Freestyle Libre 1 lo so per certezza perché ce li ho, il 2 non lo so perché non li uso. Nel 3 in teoria non ci dovrebbero essere più. Se volete sapere qualcosa di più su Freestyle Libre 3 e Dexcom G7, ti lascio il video o di qua comunque. E nel Freestyle comunque ti danno queste pezzette che sono intese di alcol e tu le puoi passare sulla porzione su cui poi andrai a inserire il sensore. Queste sono fondamentali perché vanno a rimuovere in caso di contenuti oleosi e permettono una pulizia completa di tutta la porzione. Inoltre, per inserire puoi usare altre due cose. Puoi o passare la lametta per rimuovere i peli, oppure potresti usare un prodotto come Skin Prep che serve per rendere più, diciamo, appiccicoso la pelle, in questo modo si legherebbe prima. Ciao, sono lo zio del montaggio, ti volevo dire semplicemente che il prodotto Skin Prep io non lo uso direttamente, questo non l'ho specificato nel video, l'ho visto in un video che diceva come aumentare il grip sui sensori, quindi magari ti lascio qui da questa parte il video con l'immagine e il titolo in modo da poterlo riguardare se vuoi. E ora buon video. A questo punto, una volta che l'hai inserito, puoi avere una serie di accorgimenti che sono coprirlo ad esempio con del nastro adesivo, ma non è proprio nastro adesivo. Poi, ce ne sono diverse di pezzette che puoi usare. Ne avevo mostrato uno che è nel video del Dexcom G6 che vi lascio da qualche parte e che serve appunto a coprire. In questo momento io sto usando delle pezzette che vanno a coprire completamente il freestyle. Questo è il nastro da fisioterapia, ce ne sono anche di tonde specifiche. Ora io in questo caso ho preso un pezzetto di nastro, ce l'ho messo sopra, delle pezzette che sono dei nastri presi dal fisioterapia che l'ho ritagliato e ce l'ho messo sopra. In questo modo non entra acqua e se sudo non si stacca, non ha problemi. Un altro consiglio può essere quello di aspettare un'ora prima di immergersi in acqua, andare in ambienti umidi, sudare. Questo perché nella prima ora è il momento in cui si deve attaccare ed è il momento in cui ed è più probabile che si stacchi poi. Cioè, se avviene una cattiva adesione nella prima ora, per tutti i 14 giorni successivi bisogna stare sempre molto attenti e evitare che si stacchi. Infatti io qua di solito non le metto, l'ho messa adesso perché si stava staccando. Allora, per evitare che si staccasse, ce l'ho schiacciato sotto ed è tenuto a posto. Sempre fare riferimento al metterlo dietro, dovete fare attenzione a quelle cose che possono incastrarsi o rischiare di prenderci dentro, come ad esempio le borse, la cintura nella macchina, gli angoli, tutte quelle porzioni che comunque se è all'esterno il freestyle è esposto e quindi bisogna postare un filino più attenzione. Inoltre puoi usare una serie di bande che so che ci sono per il freestyle, non so se ci siano anche per il Dexcom, so che ci sono per il freestyle perché un mio amico che è stato dietro la utilizza e sono delle bande che vanno appunto a coprire il freestyle evitando che si distacchi in acqua, appunto perché facendo triathlon devi nuotare. Ti ricordo che sul canale trovi una serie di altri video a tema diabete, medicina, sport.
Noi ci salutiamo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e commenta. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!